la necessità di potenziare una medicina di prossimità, quindi la necessità di prendere in carico le persone fragili. E la fragilità si presenta con moltissime declinazioni che non sono solo cliniche, sono anche psicologiche. È di ieri il rapporto del Ministero sulla salute mentale, un rapporto che sicuramente fotografa stati importanti, quindi malattie neurologiche e psichiatriche, ma che ci dice anche una cosa, ci dà un segnale estremamente importante: è aumentato nel 2018 il consumo di antidepressivi. Quindi questo è un campanello di allarme per farci capire quanto il disagio mentale e psicologico in questa fase stia aumentando notevolmente. Il decreto Calabria ha incentivato l'inserimento nell'ambito delle cure primarie della figura dello psicologo di famiglia, potremmo chiamarlo così, accanto al medico di medicina generale e al pediatra di libera scelta. Nelle regioni sono state portate avanti anche delle esperienze estremamente interessanti, poi ne discuteremo, che danno dimostrazione di quanto questa figura possa essere un elemento e un valore aggiunto. Manca però l'ultimo miglio, che è quella dell'istituzione di questa figura. Ne parleremo quindi oggi con la senatrice Paola Boldrin, prima firmataria Boldrini, prima gaffe, con la senatrice Paola Boldrini, che conosco benissimo tra le altre cose, con la senatrice Paola Boldrini, prima firmataria del disegno di legge, con il presidente dell'Ordine degli Psicologi, Davide Lazzari, in collegamento con noi con il dottor Panti della Commissione Deontologica dell'AFNUNCEO e con Mario Falconi, presidente dei diritti e dei doveri del medico. Senatrice, manca l'ultimo miglio. Quanto è importante questo disegno di legge e quali sono i punti cardine che consentiranno veramente l'entrata in scena di questa importante figura? Allora, grazie innanzitutto di essere intervenuti a questa conferenza stampa, grazie a Esther che davvero ci conosciamo da molto, mi sta seguendo in tutto un percorso importante da quando sono in Parlamento, e grazie anche al Presidente dell'Ordine dei Psicologi in questo percorso importante, insomma, che vede questa figura che ritengo da sempre molto importante, e al Professor Falconi e a chi ci sta vedendo, il Dottor Panti, che ho conosciuto anche lui in altri convegni. Ma l'importanza di questa figura mai come adesso, devo dire, perché questa legge era nel cassetto, e ringrazio qui Saverio Proia, che non vedo, ma che mi ha aiutato molto anche nella collaborazione per scriverla, perché devo dire che era nel cassetto, ma devo dire che il momento opportuno per tirarla fuori e per farla procedere credo che sia questo. Abbiamo sotto gli occhi tutti quello che è successo durante l'emergenza Covid e sappiamo benissimo la solitudine, anche della sofferenza, con cui i nostri cittadini hanno vissuto questo periodo. E se non parlarne con qualcuno che ti può ascoltare, ti può dare quegli elementi, quella chiave di volta che ti aiuta a superare il percorso, credo che sia veramente fondamentale e importante. Ed è per questo che credo che questa figura dello psicologo delle cure primarie, quindi al primo esordio di un piccolo disagio che può avere il cittadino, che può avere la persona che si approccia ad avere anche un problema di tipo sanitario, credo che davvero sia fondamentale. Infatti non a caso lo chiamiamo cure primarie, perché sono quelle al primo livello, cioè nel senso in cui quando ancora non è conclamato niente, dove ancora è possibile intervenire per risolvere il problema anche definitivamente. Non è che uno debba per forza continuare. Vedete, questa mattina in un'intervista mi hanno chiesto: ma andare dallo psicologo è ancora così stigmatizzante? C'è ancora così questa... Guardi, dico, in questo momento secondo me bisogna togliere qualsiasi tipo di stigma e pensare al benessere della persona, quindi non c'è bisogno di dire ma vai dallo psicologo allora hai problemi, perché al giorno d'oggi con quello che è successo problemi ne abbiamo tutti, non solo pensate a chi ha perso il posto di lavoro causato da questa emergenza. Quindi io credo che dare un sostegno e quindi no, tra l'altro non è un provvedimento che arriva dal nulla, è un percorso lungo. Addirittura il servizio sanitario, quando è stato istituito, prevedeva il benessere della persona,
e man mano normative passando, perché degli anni ne sono passati, passando dalla Balduzzi, passando al piano di cronicità, passando dal decreto Calabria fino ad essere anche nel decreto rilancio, perché abbiamo presentato un emendamento che individua anche lo psicologo di sostegno a sostegno delle USCA, quelle unità speciali di continuità assistenziale che sono previste nel decreto rilancio e che sono previste a sostegno della continuità assistenziale. Quindi non veniamo da un percorso, diciamo, dell'ultima ora, però un percorso che si deve concludere. Credo che sia veramente importante, soprattutto in questo momento, anche perché è nei LEA, cioè il sostegno psicofisico delle persone è citato nei LEA. Quindi se noi vogliamo i livelli essenziali di assistenza, in questo caso c'è anche il livello psicologico e il benessere psicofisico della persona. Ovviamente io non entro nel merito, perché io lo ribadisco sempre, non sono un medico, sto cercando di approfondire molto, però lascio ai medici, perché so che ci sono delle evidenze scientifiche che dicono che se c'è un benessere psicofisico, quindi il benessere della persona nella sua interezza, porta ad avere anche un miglioramento anche solo, soprattutto per le cure terapeutiche. Quindi questo credo che davvero sia, io mi baso sempre su fondamento scientifico, perché ovviamente sono questi dati che servono anche per noi che legiferiamo. Quindi il mio è stato semplicemente un ascolto dell'esigenza del cittadino, e questa legge va verso questo ascolto di supporto ai cittadini, e quindi portare avanti questa legge credo che significa fare un ulteriore servizio per loro. Un piccolo accenno anche a questa figura e alla professione dello psicologo. Io ho ricevuto una lettera in casella postale, ma non era la prima che ricevevo tante, di una psicologa che sta facendo attività in questo periodo e che lamenta il fatto, e qui Presidente bisogna che ci diamo una mano, il fatto che la figura dello psicologo purtroppo non è stabilizzata. Ci sono molti psicologi che stanno lavorando, e vi dico, quella lettera mi ha veramente preso, perché tutto il lavoro che lei ha messo insieme, tutta l'esperienza, in questo momento di Covid si è sentita veramente affranta a lasciare i suoi pazienti, perché sapeva che avevano bisogno. Pensate a chi deve fare una terapia, a chi magari deve affrontare la terapia chemioterapica. Quindi lei si è dovuta in questa maniera allontanare, ma con un contratto precario, con il dubbio che lei potesse anche non ritornare più da quei pazienti. Quindi dobbiamo pensare anche alla figura, come posso dire, non dico della dipendenza di tutti, perché so che i fondi sono quelli che sono, però trovare una miglioria anche nella figura e nel lavoro per dare le tutele giuste allo psicologo che deve aiutare. Quindi giusto appunto perché deve aiutare le persone, deve avere comunque un sostegno, una tranquillità lavorativa che gli permetta di farlo. Allora lì forse entreranno in campo gli accordi collettivi nazionali per cercare di inserire anche la figura dello psicologo in sede di trattative. Dottor Lazzari, entriamo nel tema. Allora io sono le due le domande che le vorrei fare. Innanzitutto, quale è l'ambito di competenza di questa, quale potrebbe essere diventare l'ambito di competenza di questa figura? Quindi cerchiamo proprio di far capire cosa potete fare e quali sono i benefici che potete portare. La seconda domanda gliela faccio subito, dalle parole ai fatti. A livello regionale sono state realizzate delle esperienze che hanno portato sicuramente dei frutti positivi. Lei per primo credo che abbia fatto da apripista con il progetto importantissimo che è stato portato avanti dalla Regione Umbria, e che credo che la Sicilia si stia muovendo sul solco di quanto voi avete intrapreso. Ma ci sono state anche tante altre regioni, penso al Veneto, alla Liguria, alla Puglia, dove tra le altre cose un medico di medicina generale ha proprio creato il terreno fertile per consentire questo lavoro di collaborazione. Prego. Allora, intanto ringrazio la senatrice Boldrini, ringrazio tutti i firmatari di questa importantissima proposta, di questo disegno di legge che noi ci auguriamo venga recepito dal Parlamento. Come è stato sottolineato, la pandemia ha messo in luce due dati: l'importanza della dimensione psicologica per la salute umana e dall'altro la carenza della rete pubblica di psicologia per l'assistenza al cittadino. Quando noi pensiamo al concetto di salute, non da un punto di vista scientifico, non possiamo più pensare a una macchina che si rompe, a un qualcosa di meccanico.
La Organizzazione Mondiale della Sanità, recependo la letteratura scientifica già molti decenni fa, ci ha detto che la salute è un equilibrio tra la dimensione biologica e la dimensione psicologica e come noi viviamo il contesto. Nel 2011 c'è stato anche un ulteriore aggiornamento. L'OMS dice la salute è la capacità di affrontare le sfide e di costruire equilibri adattivi. Allora, questa capacità di affrontare le sfide, di costruire equilibri, cioè di costruire un buon rapporto con il mondo, di essere resilienti, si è parlato tanto di resilienza, queste risorse, che tipo di risorse sono? Sono risorse psicologiche. E allora è evidente che il ruolo della professione è quello di aiutare le persone, le comunità, a costruire un sano sviluppo, a costruire capacità e risorse in grado di crescere bene, in grado di costruire un rapporto con la vita positivo, in grado di affrontare le situazioni difficili. Quindi il primo ruolo della professione è di prevenzione, di promozione del benessere e della salute. Poi certo c'è anche un ruolo di ascolto, un ruolo di intercettare i bisogni, e qui ci avviciniamo alle cure primarie, perché le cure primarie sono le cure primarie, dentro le cure primarie c'è la medicina generale, c'è la pediatria di libera scelta, sono il primo presidio, il primo punto d'ascolto, il primo punto di risposta, che se funziona bene impedisce che il problema si aggravi. La risposta viene data lì, non c'è bisogno, non si arriva necessariamente a problemi più gravi anche da un punto di vista economico. Allora, detto questo, è evidente che questo diventa un punto fondamentale di intercettazione dei problemi. Allora, noi sappiamo dalla letteratura che gran parte del lavoro del medico di famiglia o del pediatra deriva da problemi, perché se la salute è quello che abbiamo detto, è evidente che dietro a tanti malesseri, a tante situazioni che si presentano più su un piano psicocomportamentale o su un piano fisico di malessere fisico e funzionale, ci sono situazioni di disagio. E evidentemente il medico è chiamato o a medicalizzare una situazione che invece andrebbe ascoltata su un altro piano, e quindi magari a dare il farmaco, perché non possiamo chiedere al medico di famiglia, al pediatra, di fare lo psicologo, ovviamente, oppure non è in grado di dare delle risposte. E questa è una parte del problema, quando ancora la malattia non c'è, ma se non si interviene potrebbe esserci. Un'altra parte è quando la malattia c'è. E qui penso al piano nazionale della cronicità. Il piano nazionale della cronicità dice il malato cronico ha bisogno di gestire bene il suo problema, perché se lo gestisce bene riduce il danno, lo minimizza. Per gestirlo lo dobbiamo aiutare. E allora qui prevede un ruolo dello psicologo. È evidente che rispetto alla cronicità, un italiano su quattro ha un problema di malattie croniche, stiamo parlando di milioni di persone, è evidente che se la medicina generale funziona bene, riesce in parte a gestire il tema della cronicità, e però per questo c'è bisogno di un'integrazione di competenze psicologiche. Ecco il lavoro. Oggi la cura, l'assistenza è integrazione, perché se parliamo di persona, la persona è fatta di una dimensione biologica, ma è fatta poi di una dimensione psicologica che la rende persona, non è solo un organismo o un insieme di organi. E quindi per avere lo sguardo sulla persona noi abbiamo bisogno che medici, psicologi, infermieri, le altre professioni lavorino insieme. Per farli lavorare insieme questi psicologi ce li dobbiamo mettere, perché se non ci sono è evidente che non possono lavorare insieme. E oggi questo è il problema. Se pensiamo al paese, al sistema paese, e pensiamo a come poter aiutare la popolazione, noi dovremmo dire che una rete psicologica dovrebbe avere il suo perno nella sanità, nella scuola, nel sociale, nel welfare. E allora in tutte queste dimensioni oggi gli psicologi non ci sono, non c'è una legge per lo psicologo nella scuola, non ci sono gli psicologi nel welfare, ce ne sono un po' nel sistema sanitario, 6.000 in tutta Italia, che stanno andando in pensione perché entrarono tutti negli anni come me, negli anni 80,
e non sono stati sostituiti e quindi sono, come dire, ad esaurimento. E allora se il Paese non investe su questo presidio fondamentale, che serve a riparare ma serve soprattutto a promuovere e a prevenire, serve a moltiplicare risorse, perché se io sono in grado di affrontare meglio la vita, sono più autonomo, sono più in grado di avere strumenti, c'è bisogno di meno assistenzialismo. Ecco perché, e vengo alla sua domanda, tutta la letteratura internazionale ci dice, non solo le esperienze italiane, ci dice che se noi mettiamo gli psicologi nelle cure primarie, noi risparmiamo anche da un punto di vista economico, perché siamo più efficaci nell'intervenire. Quindi noi non vogliamo fare né i medici né i pediatri, noi vogliamo fare gli psicologi, però c'è bisogno, perché le cure primarie funzionino, che accanto agli altri operatori sanitari ci sia anche la competenza psicologica. Grazie, le voglio fare una domanda. Uno dei grossi problemi, una delle grosse criticità è l'aderenza alle terapie per i pazienti. Lo psicologo, accanto al medico di medicina generale, può avere un ruolo importante anche nell'aumentare il livello di compliance del paziente? Io a volte mi stupisco, perché quando facciamo le tavole rotonde e ci sono giornalisti, c'è sempre il dubbio di quanto il giornalista conosca da vicino i problemi. Poi però i giornalisti ti stupiscono perché ti fanno domande da esperti, perché la sua è una domanda... No, le dico, guardi, noi stiamo facendo un dialogo con le farmacie, con la Federfarma, perché il mondo delle farmacie sa che un migliore vissuto psicologico produce una maggiore aderenza rispetto alle terapie, e quindi da questo punto di vista pensano che questo può essere un investimento utile nella farmacia dei servizi per una maggiore appropriatezza delle cure. C'è letteratura da questo punto di vista molto importante, quindi anche da questo punto di vista è chiaro che se io la mia patologia la vivo meglio, la gestisco meglio, ho un equilibrio migliore, sarò anche, come dire, una persona che collabora meglio. Noi oggi parliamo di alleanza terapeutica. Io lavoro in un'azienda ospedaliera. Io devo dire che se dessi retta a quello che mi chiedono i primari medici del mio ospedale o i capi dei servizi infermieristici, io dovrei avere 5 volte gli psicologi che ho, perché quando vedono come funziona la cosa e come li aiuta nel loro lavoro, immediatamente scatta la richiesta. E quindi, voglio dire, in più naturalmente c'è anche letteratura scientifica su questo, perché le evidenze scientifiche sono importanti. Se noi vogliamo muoverci bene, anche la politica certo deve ascoltare i bisogni, ma anche i dati, perché se una cosa funziona è giusto utilizzarla. Anche perché tutto questo appunto si traduce poi, come ha detto lei, in un risparmio, quindi parlando di sostenibilità del sistema è un pezzetto in più che possiamo aggiungere. Dottor Panti, cioè, mi sente? Sento benissimo. Benissimo. Dottor Panti, eccoci, ben arrivato, anzi era già qui con noi. Allora, noi parliamo di presa in carico multidisciplinare. Dal punto di vista dell'ordine dei medici, qual è la posizione, come vede l'entrata in campo di questa figura? La pandemia, è già stato detto, ha portato a superficie problemi di cui si discute ormai da anni. Uno dei problemi più ormai vecchi è proprio la discussione sul fatto che la medicina moderna non può svolgersi altro che mediante percorsi interdisciplinari e interprofessionali. Direi che il lavoro del professionista isolato è sempre più desueto, sempre meno, diciamo, utile. Parliamo ormai continuamente di percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali e sociali. Dovremmo ricordiamoci anche questo, che è una parte fondamentale del percorso. Allora, è chiaro che se parliamo di questo, è evidente che accanto a tutto tutte le specializzazioni mediche, all'infermiere, a tutti gli altri professionisti della sanità, lo psicologo è un professionista della sanità
che è senz'altro utile. E purtroppo questa discussione si sta trascinando da anni con alti e bassi, perché ci sono problemi reali di sovrapposizione di competenze. Non possiamo ignorare, insomma, che tutti questi professionisti, moltissimi in Italia, più numerosi, diciamo, che da altre parti del mondo, hanno necessità poi contrattuali da portare a fondo. Ma da un punto di vista della correttezza dell'assistenza e quindi del reale venire incontro alle esigenze del cittadino e del cittadino quando ha bisogno, è evidente che non possiamo altro che parlare di un lavoro interprofessionale, e che in questa interprofessionalità lo psicologo, è stato detto, è assolutamente essenziale. Se mi è consentito un secondo per aggiungere che non dobbiamo vedere la psicologia solamente da un punto di vista della clinica, cioè l'intervento, insomma, aggiuntivo per le problematiche psicologiche del paziente. La dobbiamo vedere sul versante della promozione della salute e più che altro su un'altra questione che la stessa pandemia ha portato a superficie, ed è invece lo psicologo interno al team come persona che può, diciamo, dare una mano, detto così in modo più semplice, a tutti gli altri professionisti che cadono facilmente in burnout in momenti come questi, e anche indipendentemente dalla pandemia, per le stesse difficoltà che l'assistenza moderna pone al medico. Ormai la questione del disagio dei professionisti è realmente all'ordine del giorno, e io vedo anche un ruolo, direi, di consulenza interna dello psicologo al servizio. Quindi da questo punto di vista direi che la risposta alla domanda è che sicuramente è una proposta utile quella che è stata fatta che si sta discutendo in questa proposta di legge. Dottor Panti, grazie, anche perché effettivamente ha toccato un tasto importante. Noi parliamo sempre della presa in carico dei pazienti, ma molto spesso anche chi è in prima fila diventa paziente, quindi insomma la necessità di una comunicazione con un collega diventa forse ancora più importante, soprattutto in un momento come questo. Sì, rispondo ancora io? Prego. No, dicevo sì, appunto, questo è una... Io mi sono un po' occupato quando ero Presidente del Consiglio Sanitario della Toscana, e stiamo vedendo oggettivamente all'esame, diciamo, di moltissime attestazioni e prove, che c'è in realtà un disagio della professione, dei professionisti della sanità, del medico un po' di più, che sta esplodendo in certi paesi e viene fortemente preso in considerazione. Dovremmo farlo sicuramente anche noi. Ecco perché ho voluto lumeggiare anche questo aspetto del contributo che lo psicologo può dare al funzionamento generale del sistema, cioè dare una mano anche a chi invece si trova dall'altra parte del tavolo con tutti i problemi. E pensate veramente, in momenti come la pandemia, alle scelte difficili che i medici hanno dovuto fare in certi momenti. Ecco, queste, di fronte a certe scelte, è chiaro che l'aiuto psicologico serve anche per noi. Grazie dottor Panti, grazie. Dottor Falconi, allora, presidente del Tribunale dei diritti e dei doveri del medico, un passato al timone dei medici di medicina generale, della FIMGE, quindi anche un passato di sindacato, diciamo che lei ha un po' il polso della situazione, quindi ha una visione a 360 gradi di quella che è veramente la presa in carico sul territorio del paziente, anche i rapporti e quello che deve essere il ruolo del medico di medicina generale. Qual è la sua posizione e come vede questa nuova figura che potrebbe dare un grande contributo? Allora, aggiungiamo un po' di pepe alla conferenza stampa. Non troppo. Facendo una premessa. Condivido al 100% tutto quello che viene fatto per migliorare il servizio sanitario pubblico, equo e solidale. Ci ho speso una vita e continuo a farlo. Per cui, siccome ritengo
una delle sofferenze maggiori che ho avuto nel fare, nell'esercitare la medicina generale, era proprio quando avevo necessità. C'è stato un passaggio del Presidente, io direi lo correggo poco poco, nel senso che ognuno di noi dovrebbe essere anche un po' psicologo e poi servirsi dello psicologo laddove vede che i suoi limiti sono arrivati. Io ho avuto grandi difficoltà, o meglio, ho constatato che chi aveva i soldi si poteva permettere tante cose e chi non ce le aveva non potevo io indirizzarlo a un percorso di assistenza psicologica seria, e questo mi ha fatto molto soffrire. Quindi io condivido al 100%, però metto due minuti di pepe, nel senso che ha una condizione, ed è un consiglio che do alla senatrice Boldrini, che so che è una persona in gamba, oltretutto giovane. Le dico, 4-5 anni fa organizzai un convegno a San Giovanni sulla violenza sugli operatori sanitari, perché continuavano e continuano a subire violenza. Viene il Covid e diventiamo tutti eroi, e viva i medici, viva gli infermieri, l'ho detto anche in televisione questo. Questa schizofrenia di passaggi, no? Per cui il medico veniva ritenuto responsabile di ogni cosa che non andava e non dei ritardi della politica, dopodiché viceversa viene il Covid, siamo diventati tutti eroi. Il punto è questo, non siamo tutti eroi, non siamo tutti bravi. Noi dobbiamo imparare dagli errori. Una cosa che ci ha insegnato il Covid, molto pratica, e quindi per evitare fare differenze centro-centro, centro-sinistra, anche se so che il mio cuore dove batte, faccio l'esempio Veneto-Lombardia. Il Veneto, regione che ha investito di più sulle cure primarie sul territorio, ha avuto risultati. La Lombardia, che non l'ha fatto, anzi ha dirottato risorse sul privato, sappiamo come è andato a finire. Allora chiudo dicendo... Allora chiudo dicendo che quello su cui dobbiamo investire, imparare dagli errori, significa questo: non siamo tutti uguali, non siamo tutti bravi. Una delle cose più importanti da fare, senatrice Boldrini, è premiare il merito. Non tutti i medici di famiglia, Panti lo sa, che è stato segretario prima di me e io dopo di lui, sono uguali. Non tutti i medici ospedali sono bravi. Se non comincia questo paese a premiare il merito, aggiungiamoci un tassello, lo psicologo, ma molti ignoranti continueranno a operare, invece dovrebbero essere cacciati dal tempo. Allora, lei ha portato il tema da un'altra parte, però io voglio ritornare sulla figura dello psicologo di famiglia. Il decreto Calabria ha previsto anche degli incentivi per i medici di famiglia, poi appunto vedremo come verranno eventualmente trasformati, se ci sarà nell'ambito di un accordo collettivo nazionale. Per i medici di medicina generale che si affiancano allo psicologo, la domanda gliela faccio io pepata: i medici sono pronti per questo o c'è bisogno ancora di una crescita culturale? I giovani sono pronti? Penso di sì. Panti, che credo che abbia qualche anno più di me, è un eterno giovane, quindi io su Panti investirei, su alcuni giovani no, su alcuni giovani. Rispondo, torno al discorso di prima, un mio amico che tu conosci bene, Ivan Cavicchi, noto sociologo, che ha scritto vari libri, un libro poteva condensarlo in una parola, la parola era autore, autonomia, responsabilità, esiti. Cioè ognuno andrebbe valutato, e soprattutto nella medicina, dare più autonomia ai medici, sì, dargli più responsabilità, sì, ma ti verifico, voglio vedere che fai, come lo fai e quando lo fai e quanto servi ai cittadini e al sistema. Io, più che avere fatto anni fa in una sala del Parlamento, proprio nella presentazione del Partito Democratico di un solo progetto, l'esempio per provocare una discussione, dissi: guardate, io mi chiamerete i carabinieri fra poco, perché io sono uno che ha fatto comparaggio, ha ricoverato tutti, ha speso un sacco di soldi in analisi eccetera, era per dire, ma quando mi verificate? Quando verificherete quello che fa un medico? Ma questo guarda qualunque professione rispetto a un altro. Quindi sì, ripeto, non era piaggeria, adesso, perché anzi ringrazio Saverio di avermi invitato e ringrazio il Presidente dell'Ordine. Ci credo a questa figura, anche se dico che il medico dovrebbe essere soprattutto uno psicologo, ma non per rubarmi la professione, per avere quella base necessaria per poi lavorare con lo psicologo. Grazie, dottor Lazzari. Ma intanto
dottor Falconi, l'ho conosciuto oggi, conosco invece il dottor Panti da diverso tempo e anche la sua saggezza, la saggezza che porta. Allora, io credo che sia intanto questo discorso sui ruoli reciproci e sulle invasioni di campo viene facilmente risolto se noi dividiamo il tema in conoscenze e competenze. Ogni professione ha le sue competenze, ma ciò non toglie che deve avere conoscenze più vaste, perché è evidente che lo psicologo che si occupa di salute o che sta nelle cure primarie deve avere anche conoscenze di carattere medico, biologico, se no non può capire quello che ha di fronte. E è evidente che il medico deve avere conoscenze di carattere psicologico. Quindi il tema è separare tra conoscenze e competenze. Le conoscenze devono essere il più possibile condivise da tutti, perché questo ci aiuta a lavorare insieme, ovviamente. Le competenze vanno riconosciute, ogni figura professionale ovviamente ha le sue. Se utilizziamo queste categorie, il problema si supera. Vorrei ritornare al discorso della violenza sugli operatori e del burnout che qui è stato fatto. Questo è un altro grande problema, perché io ricordo a un certo punto, la mia famiglia è di Bergamo, un'infermiera che io conoscevo mi chiama, non vorrei commuovermi anch'io perché la cosa mi ha molto commosso, mi chiama e mi dice che erano disperati, avevano bisogno di aiuto e non avevano nessuno psicologo nel loro ospedale che potesse aiutarli. Quindi voglio dire, noi abbiamo fatto come ordine nazionale anche un protocollo con l'INAIL, delle linee guida per l'intervento sullo stress degli operatori sanitari. Il problema è che le linee guida l'abbiamo fatta, la metodologia l'abbiamo fatto, ma non c'erano gli psicologi negli ospedali per poter fare questo. Allora io voglio dire che ci sono stati circa 10.000 psicologi che hanno lavorato in solidarietà nei mesi del Covid. In solidarietà significa gratis. Io credo che è stata la professione italiana che in assoluto ha lavorato di più gratuitamente, di questi 2.000 per il Ministero della Salute che ha istituito il numero verde. Però non possiamo andare avanti con la generosità degli psicologi e col lavoro gratuito. È evidente che bisogna fare qualcosa per mettere a sistema questo tipo di risorse. Mettere a sistema significa utilizzare i dati, la letteratura scientifica per capire dove servono, come fare e quindi attrezzarci in maniera virtuosa, utilizzare i parametri costi-benefici. Non è che dobbiamo mettere 100.000 psicologi in un unico posto o uno psicologo in ogni pianerottolo dei condomini, però là dove servono sì, perché se no altrimenti è come diceva il dottor Falconi, che la verità è che chi se lo può pagare se lo paga. Chi non se lo può pagare rimane senza niente, e gran parte della popolazione oggi purtroppo rimane senza niente, tra questi molti operatori sanitari a cui abbiamo dato le pacche sulle spalle, eroi, ma poi il loro stress e il loro burnout non gliel'ha affrontato nessuno. Allora, speriamo che questa situazione venga tradotta in qualcosa di positivo, quindi è un treno da non perdere. Senatrice Boldrini, io so che lei deve andare in aula. Ecco. Allora, parliamo di ITER. Che tempi possiamo immaginare per poter portare in aula questo provvedimento e vedere veramente questo ultimo miglio finalmente compiuto? Allora, come ovviamente ogni propositore, ogni senatore o deputato crede molto in quello che fa nel suo lavoro, presenta proposte di legge perché crede che davvero dietro ci sia un qualcosa che può aiutare le persone, almeno questo è il mio intento, e quello che è stato detto a questo tavolo oggi va proprio verso quell'intuizione di poter dare ulteriore aiuto, insomma, alle persone. Soprattutto abbiamo parlato adesso dei professionisti e condivido moltissimo, perché dovremmo licenziare nel senso portare in ultima lettura definitivamente la proposta di legge sulla la sicurezza delle professioni sanitarie, quindi credo che prossimamente arriveremo a conclusione anche di quello, dove in effetti anche lì c'è la possibilità della gestione dei conflitti, perché se parliamo dei conflitti tra il cittadino e l'operatore sanitario, come si diceva, avere anche la
come posso dire, la competenza per gestire un conflitto non è semplice, non è che uno alla mattina nasce e poi deve litigare con tutti e sapere come condividere queste cose. Quindi ci sono parti importanti anche in quella legge che comunque devono essere portate a compimento. Quindi io mi auguro che l'iter, chiederò ovviamente che sia incardinata, che è il termine diciamo particolare che abbiamo noi, incardinata in commissione. Devo dire che il tema è all'attenzione di molti, perché come dicevo prima, sia nel decreto rilancio sia nel piano della cronicità, insomma in quasi tutti i provvedimenti il tema della salute, benessere psicofisico c'è, e quindi io credo che questa sia un'attenzione che bisogna dare, ovviamente come tutte le proposte di legge che ho portato a casa la medicina di genere, quindi sono convinta che possa essere uno spunto per tutte le altre proposte di legge. Sarà mio compito di sostenere l'incardinamento e di poterla portare avanti. I tempi sono sempre, come posso dire, è una sfera di cristallo che ci vorrebbe per avere i tempi giusti, però ovviamente l'impegno mio e delle persone che ringrazio che l'hanno sottoscritta sarà senz'altro di agevolare il suo iter e di portarlo a compimento il più presto possibile, perché davvero credo che ce ne sia l'esigenza, ma non solo nell'immediatezza, ma perché io vedo un futuro che potrebbe complicarsi ancora di più, e quindi davvero un sostegno ci vorrebbe. E come si diceva prima, non solo chi se lo può permettere, perché spesso e volentieri succede che nelle povertà economiche c'è più bisogno di sostegno psicologico, e in una povertà economica non c'è. Si pensa che quello sia un costo, un surplus, invece no, sarebbe quello che aiuterebbe la persona anche a trovare una tranquillità, un sostegno per vedere e affrontare il futuro in maniera migliore. Insomma, quindi credo che davvero sia importante farlo soprattutto adesso, nell'immediatezza. Senatrice, grazie. Io non so se c'è qualche collega qui in sala che vuole fare una domanda. No, quindi possiamo andare avanti. Abbiamo ancora un pochino di tempo, però volevo fare nuovamente una domanda al dottor Lazzari. Prima la senatrice ha parlato di stigma. Molto spesso le persone hanno, probabilmente per limiti anche culturali, chiamiamo così, hanno paura a dire vado dallo psicologo. Allora, lei crede che ci sarà in futuro la necessità anche di fare un tipo di comunicazione nei confronti della gente per far capire che non bisogna vergognarsi, perché in termini estremamente semplici a dire io ho bisogno di un aiuto psicologico, cioè farlo diventare un qualcosa di estremamente naturale, come può essere prendere un'aspirina. Adesso magari ho un po' stressato il problema, però le chiedo questo, se bisogna anche accompagnare questa, l'introduzione della figura dello psicologo, anche con una campagna di comunicazione per far comprendere quanto sia importante. Allora, la risposta è assolutamente sì. Il tema è un tema reale. Noi abbiamo istituito, il Consiglio Nazionale dell'Ordine ha istituito 5 anni fa la Giornata Nazionale della Psicologia, che celebriamo ogni anno, abbiamo fatto anche qui in Parlamento delle conferenze stampa, il 10 di ottobre. Lo scopo della Giornata Nazionale della Psicologia è proprio quello di far conoscere i temi della professione e anche di aiutare le persone a vedere la professione in maniera diversa, perché purtroppo in Italia la professione nasce storicamente con un connotato molto clinico, per cui le persone associano lo psicologo to cure alla figura un po' dello psichiatra, è uno psichiatra che cura senza farmaci, quindi se ci vai devi essere diciamo un po' fuori di testa, devi avere problemi più o meno gravi. In realtà questo non è così, l'abbiamo detto anche oggi, l'attività dello psicologo è molto più vasta, pensiamo solo al discorso dell'infanzia, dell'apprendimento, della scuola, del mondo del lavoro, delle capacità comunicative, della gestione dei conflitti, come diceva la senatrice Boldrini, cioè di tutta una tematica che riguarda il funzionare bene, il vivere bene, la qualità della vita. Questa è la mission della psicologia, la qualità della vita. Quindi c'è bisogno effettivamente di
allargare lo sguardo e dismarcare da questo stereotipo che ci vede sempre nel lettino, no? Come se fossimo tutti dei piccoli Freud che stanno dietro il lettino ad ascoltare i discorsi dei pazienti, che è un'immagine ormai un po' leggendaria che non corrisponde più alla realtà della professione. Sì, vanno puntato bene i riflettori sulle due differenti figure professionali, e io mi consento aggiungerei anche un'altra importante posizione, quella dell'aiuto psicologico ai malati oncologici. E sempre di più adesso si parlerà di oncologia del territorio, quindi io credo che forse anche in questo scenario lo psicologo potrebbe avere un'incisività nell'accompagnare queste persone. Posso aggiungere? Assolutamente, prego dottor Falconi. Io mentre parlava il Presidente ho aggiunto proprio io, fatto un cerchietto psicologo-psichiatra, e qui è un problema culturale, di formazione. Allora, se hai autorevolezza, se sei bravo, pur con qualche difficoltà che registro anch'io nella mia professione, quando parlo devo dire a una persona che deve andare a fare un percorso psicologo, la noti subito una certa resistenza. Se hai autorevolezza spieghi e cerchi di farlo capire. Quindi il problema, caro Presidente, è di avere dei medici di famiglia qualificati, torno a dirlo, come degli psicologi qualificati, che sappiano, perché senza, se non è convinto il medico di famiglia di fare un percorso, non andiamo da nessuna parte. Siccome si parla di psicologo di comunità, di base, di famiglia, eccetera, quindi ci vuole che cresca a livello culturale da quel punto di vista, ma io aggiungerei, il tema sempre che va a monte di tutti i temi di cui possiamo parlare fino a dopodomani, è la formazione scolastica. Perché in effetti è vero che questa figura viene vista con sospetto, perché quando si parla di qualcosa che sta dentro sta capoccia, le resistenze ci stanno. Va benissimo. Qualcosa io? Credo che abbiamo toccato. Prego, dottor Panti, prego. No, aggiungo come vecchio medico di famiglia che bisogna stare attenti che in realtà un medico di famiglia che conoscesse soltanto tecnicamente la sua professione ma non avesse nessuna competenza o capacità di aggredire sul piano psicologico i propri pazienti, di entrare in quella cosiddetta empatia che poi è una forma anch'essa di psicologia, è evidente che sarebbe un medico di famiglia dimezzato. Allora bisogna essere molto attenti a individuare i limiti di queste questa situazione poliprofessionale. I medici, come dire, debbono sono sicuramente operati adesso da un surplus di tecnica. La tecnologia ci condiziona in modo tale che, come dire, ci dimentichiamo poi che spesso che abbiamo davanti invece un essere umano molto più complesso di una macchina. Però nel momento in cui dobbiamo assolutamente recuperare questa capacità relazionale, il fondamento della medicina e della relazione umana, e su questo anche dobbiamo essere valutati come risultati, ha ragione Mario Falconi, ecco che la figura dello psicologo però si inserisce, perché modernamente, attualmente, abbiamo la necessità anche di vedere in modo più approfondito determinati aspetti del comportamento umano che non sono psichiatrici, ma diciamo in qualche modo ha necessità di un aiuto specialistico, di una valle di là del counseling. Questo è sicuramente il ruolo dello psicologo, è un ruolo che va calibrato bene all'interno dei percorsi, per cui il mio consiglio, e finisco qui, è quello non tanto di cercare di definire in astratto che cosa fa il medico, che cosa fa lo psicologo, che cosa fa lo psichiatra, quanto di individuare dei percorsi relativi a patologie ben precise, a situazioni cliniche ben precise, e su queste vedere i limiti delle competenze, altrimenti rischiamo di fare in effetti un po' di confusione, quando specialmente con la medicina di famiglia. Ecco, proprio dobbiamo in qualche modo, come conseguenza di questa legge, in
l'introduzione della figura all'interno del percorso, la figura dello psicologo all'interno del percorso, far sì che noi cominciassimo a costruire nella pratica, prendere un paziente cronico, un paziente fragile, un paziente disabile, un paziente tossicodipendente, un paziente oncologico, e su questo individuare le intersezioni in maniera da garantire una continuità di intervento sul paziente. Quindi costruzione di PDTA ad hoc. Esatto. La senatrice Boldrini voleva aggiungere una battuta, prego. Sì, per aggiungere qualcosa a ciò che ha detto giustamente secondo me il dottor Banti, sto seguendo, ho presentato un'interrogazione anche poco tempo fa, due giorni fa, per quanto riguarda il sostegno appunto econterapie per i bambini affetti da diabete di tipo 1. Ricordo che il diabete di tipo 1 è cronicizzante, cioè è una malattia dalla quale purtroppo non si guarisce. Ecco, individuare un sostegno, e lo richiedono tanto davvero, perché io sono in contatto con Monica Priore, che è ormai diventata un'esperta perché lei stessa appunto è affetta da questa malattia, ma sta seguendo i bambini, e le famiglie hanno veramente bisogno di un sostegno, perché un conto è parlare con una persona che ha una malattia che può avere un fine, insomma si guarisce, ma il proseguo di un bambino, darle delle indicazioni, fargli sperare che comunque attraverso le terapie, che devo dire ci sono terapie innovativissime, ma però dare un aspetto positivo anche in una complessa malattia come diabete di tipo 1. Ricordo che a scuola ci sono problemi perché nessuno può fare l'assunzione appunto del farmaco, quindi è un aiuto che si potrebbe dare, ecco, quindi individuare qui un aspetto proprio in una particolarità, ecco, di patologia. Poi dopo ovviamente quella oncologica, ma ce ne sono tantissime, e giustamente individuare anche i confini entro i quali, per evitare appunto quello che diceva il dottor Panti. Beh, ad adiuvandum di quello che dice la senatrice, io prima facevo vedere questo, il ruolo dello psicologo nel piano della cronicità. In questa pubblicazione fatta dal CNOP, uno degli esempi di PTDA che proprio stanno qui è quello sul diabete 1. Il diabete 1 è una situazione, come dire, emblematica, prevista dal piano della cronicità, e dirò che al Ministero della Salute c'è un tavolo che ha prodotto delle linee guida per l'intervento psicologico nel diabete 1, fatto dalle società scientifiche della psicologia, della pediatria, della diabetologia, eccetera. Quindi voglio dire, cosa bisognerebbe fare è noto. Giustamente la senatrice sollecita con la sua interrogazione a passare dalle intenzioni ai fatti. Non siete informati, perché c'è un certo Panzironi che fa guarire il diabete 1. Vabbè, allora, anche se io l'ho querelato. Bene. Allora, io vorrei chiudere questa conferenza stampa. Dottor Lazzari, possiamo dire che ci sono tante sedie da riempire, quindi speriamo che vengano trovati i fondi anche per realizzare e per convertire tutto questo in qualcosa di reale. Insomma, diamo gambe a questa figura. Io ringrazio tutti, ringrazio la senatrice per il lavoro che sta facendo, ringrazio dottor Panti, se c'è ancora, grazie ancora per il collegamento, dottor Lazzari e dottor Falcone, grazie ancora. Ciao Mario. Dottor Panti, grazie. Grazie a tutti, arrivederci.